casa che è così numerosa e sicuramente già solo la vostra presenza questa sera è un incoraggiamento per gli attori che, insomma, che vedrete in scena questa sera su questo palco, perché la rassegna della Bussola, ma soprattutto gli spettacoli della compagnia La Bussola, che diciamo generalmente chiudono la rassegna, ormai sono quasi diciamo un appuntamento abituale della comunità murese, ed è una cosa che riconferma il fatto che il teatro sia un collante culturale di straordinaria importanza per la comunità. Quindi noi continuiamo a credere nella potenza, nel potere del teatro, e ve lo proponiamo ogni anno in una veste diversa. La veste di questa sera è una veste che, grazie al riadattamento del regista Enzo Donno, che ha voluto salentinizzarlo, vedrà in scena una commedia che originariamente è stata scritta dall'autore Leo Lenz e si intitola appunto Il profumo di mia moglie. È un vaudeville contemporaneo, una commedia degli equivoci, tanti giochi insomma amorosi fra coppie, intrecci, ma non vi voglio anticipare nulla perché altrimenti vi guasto la sorpresa. Noi siamo all'ultimo appuntamento di questa rassegna, che è al non so quale anno, ma 13, come rassegna, è il 13° anno, quindi il 13 già è un numero particolare, però è stata una rassegna come sempre importante, una delle offerte culturali sicuramente più interessanti del territorio, è una conferma perché ogni anno dà la possibilità anche a chi fa questo mestiere di avere un porto sicuro, di avere un posto in cui incontrare il pubblico, in cui far rodare gli spettacoli. Quindi ripeto, anche per chi fa questo mestiere, questo contenitore culturale è un porto sicuro, è come dire un passaggio che dà sempre tanto. È cominciata a gennaio questa rassegna e si conclude oggi. Noi siamo felicissimi di come è andata, siamo felici di aver incontrato il pubblico, c'è chi c'è sempre stato e chi invece sta venendo questa sera per la prima volta, o comunque insomma chi abbiamo il piacere di incontrare questa sera. Noi speriamo che la commedia questa sera vi piaccia, anzi io ne sono sicura perché ho seguito un po' il percorso, e volevo anche dirvi che gli appuntamenti teatrali a Muro non si fermano qui, perché per il secondo anno, diciamo terzo barra secondo anno consecutivo, l'amministrazione comunale ha pensato di organizzare una serie di appuntamenti teatrali, l'anno scorso presso il convento, ma quest'anno non solo presso il convento, poi vedremo dove saranno dislocati, ai quali ovviamente è lieta di invitare tutti voi e tutta la comunità. Quindi vi aspettiamo anche lì, perché continuiamo appunto con questi appuntamenti. Che cos'altro dire? Niente? Diciamo che... Forse no? Noi non ci siamo messi d'accordo, ma pensavo che forse il sindaco potrebbe fare un saluto. Io, vero? Ho sentito certo, quindi un salutino veloce da parte del sindaco. Ecco. Ti ho preso un po' a tradimento, vero? Il sindaco ti ho preso a tradimento. A volte un sindaco deve saper tacere pure. A volte. Va bene. Grazie Patrizia. Ho preso a tradimento, però... Allora, insomma... io voglio dire due cose, sì. Quest'anno continueremo con la rassegna estiva, che sarà gratuita, chiaramente. Nel bellissimo posto del convento vedremo se c'è qualche altro posto. Poi ci sono altri appuntamenti importanti nell'estate murese. Stiamo investendo molto nell'estate murese perché noi, come ho sempre detto, crediamo nella cultura. E le manifestazioni teatrali, musicali, per noi salentini soprattutto, sono eventi culturali importanti. Quindi continueremo a puntare in questa direzione. Detto questo... Si sentono i respiri degli attori. Sì. Detto questo, ho sentito un po' papà che diceva bye bye, no? No. Vediamo, dai. Non è detto, magari la rassegna teatrale non continuerà qui. Continuerà magari in un altro luogo che sia abbastanza accogliente, forse pure più accogliente, no? Però
siccome Muro è luogo di cultura, deve diventare una piccola capitale della cultura nel Salento, questi appuntamenti non finiranno. Questo lo posso promettere a mio padre, ma lo prometto a tutti i miei concittadini e noi. Niente, io vi auguro una bella serata. Grazie a tutti. Scusami tanto. Ce vai, stacco? Sì, no. Non lo so neppure io. A noi che dovete facere sbadigliare? Non saprei cosa potrei ministrarvi. Ah, questo è un rimprovero, vedemo. Ma no, cara, ma quale rimprovero? Non mi permetterei mai, dai. E meno male che te ne ho accorto, qua sono almeno 10 giorni che non mettiamo un naso fuori di casa. Mi ho proprio tagliato i ponti con tutti. Tesoro, scusami tanto, ma tu sai benissimo che quando ho da terminare un lavoro molto importante come questo, non metto il naso fuori di casa finché non l'ho terminato. E sta fiata l'ho da proprio murtavato. No, guarda Biti, non ne manco corti e stiamo già a carnevale. Oh, a proposito, guarda, leggevo proprio questo annuncio. Leggi. Stasera, gran veglione in maschera alla bussola. Non c'è l'obbligo di togliersi la maschera. No, già, poi ci metti a grasso. Che dici, Luisella? Sciamo? Sì, e me lo dici voi, alle 9 passate. Ma tanto la festa non comincerà prima delle 11. Luisella, un po' di allegria non potrà che farci del bene, dai. Sì, ma c'è costume memento. Quello da giovane indiana, da scuola, sta così bene. Ma oggi mi sono ceffiate e le pinne sono tutte mosciate. Va bene, Luisella, allora se non te conta... No, se... per cuggiare ne conta, era che ti eri potuto ricordare prima. Ringrazio Dio che non vi abbia pensato domani mattina. Ah, già, da Dio, sei capace pure di questo, Dai, approfittiamo dell'occasione. Ma come ne vestimo? Io per me ho sempre il mio vecchio domino. Ma io come masco lo facevo prima, Ho trovato. Sai che devi fare? Vai dalla tua amica Marianna. So che ha tanti costumi, è probabile che tu riesca a trovarne uno bello, uno che ti piaccia. No, è vero, speriamo che sta a casa però. E che problema c'è? Si telefona. Ah, e telefona. Pronto? Sì, grazie. Ha risposto una voce di maschio. Ma c'è, sei geloso? Ma se pare. Pronto Marianna, sono Giovanni. Giovanni, il marito di Luisella. Senti, te la passo, Ciao Marianna. Ehi Marianna, ciao. Che fortuna che t'ho trovata. Sì, senti, una cosa ti volevo chiedere. Io ho deciso così, tutto de paro, di andare al veglione. Sì. Giovanni ed io. E perciò sta riti. Te diverte? Mi divertiamo pure io se mi hanno abito come mento, ma stura a trovarlo trovo. Come? Volevo giusto che domandartelo. Oh, Mattia Sinangelo, Marianna, hai veramente a disposizione 5 costumi. Che t'avevo detto? Oh, mamma, Marianna sei una perla. Ti dispiace se vengo a casa tua fra 5 minuti? Sì, fra 5 minuti sono da te. Meglio se il tuo ospite sta per andarsene. Ah, pure lui al veglione? Ah, vabbè, sì, vabbè. Ehi, fra 5 minuti sono là. Grazie tesoro, grazie. Dunque, allora? Ah, mesciute buona, qualche fiata le buone idee non ti mancano.
Anche se succede raramente. Succede, succede sempre quando ho la mente fresca ed ora vola, vola, vai. Sì, sì, vai, vado. Tempo, che sono già le 9. Vai. No, no, vado. Vai, ciao, amore. Ciao, tesoro mio. E salutami Marianna. Riferirò. Ciao, 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 cara. Ciao, ciao. Ogni tanto bisogna risollevarsi lo spirito, non c'è niente da fare. Poi te, professore, posso servirlo? Oh, no, no, mi sa che stasera il tè non lo prenderemo, sai? Io e la signora usciamo. E dove andate? Alla bussola. Al veglione della bussola? Sì, perché ti interessa tanto, cara? La bussola, anche io ci sono andata una volta. Ah, oh, e quando? Quando ero al servizio della signora Pandolfini, ci andai con suo figlio. Ah, immagino che il giovane Pandolfini avrà ammirato la tua bellezza. Fu un vero incanto per me. Ero mascherata da giapponesina. Ah, avrei fatto una gran bella figura allora. Questo non lo so. Ah, sono sicuro che sarai piaciuta al giovane Pandolfini. Oh, dai. Sì, sì. Credo proprio di essergli piaciuta, professore. Sì, Armando, dimmi. L'avvocato Martino Rinaldi. Fammi entrare subito. Avvocato! Oh, buonasera, caro avvocato. Qual come va, Giovanni? Come va? Prego, prego. Il vento della nostra amicizia, della nostra... Prego, accomodati. Disturbo? Ma che, tu non disturbi mai, accomodati. Grazie. Accomodati, caro. Grazie. Gradisci una tazza di tè? Volete, grazie, volete. Ecco qua. Beh, dov'è la tua rimanita consorte? È uscita, Martino, è uscita poco fa, sì, sì. Tanto meglio. Perché? Voglio convincerti a commettere un delitto. Ma... Accompagnami stasera al veglione della bussola. Questa sì che è bella. E perché mi dici? Perché ci vado con mia moglie. È uscita poco fa apposta per procurarsi un costume. Tu e tua moglie? Naturalmente, io e mia moglie. Naturalmente un corno, Giovanni. Scusami, sai, ma tu... Quando hai la birreria, per caso ti porti una bottiglia di birra appresso? No. E tantomeno si va al veglione accompagnati dalla propria legittima sposa. E perché no? Ma come perché no? Ma come potrai divertirti se c'è lei? Dalla scena di sotto e bagnerai con le altre? Ma no, assolutamente. O allora vuoi assistere mentre lei si diverte con altri uomini? Ma no, ma Martino si va lì per vedere un po' di baraonda, per bere assieme una bottiglia di champagne, ecco. Giovanni, Giovanni! La bottiglia di champagne potete berla benissimo qui a casa. E della baronda leggerete magnifici resoconti domani mattina sul giornale. E vabbè, se prospetti le cose così, allora è inutile andarmi. Ma è quello che ti sto dimostrando. Ma io ho promesso formalmente a Luisella. La peggiore sciocchezza che ti possa venire in mente. Anzi, ti dirò di più. Io l'ho proposto proprio io. Ah, un ingenuo imperdonabile. Beh, Giumeo, comincia a invecchiare, pure i bambisci. Sei di una gentilezza inaudita. Ma io lo dico per il tuo bene, lo dico. Non volevo certo corromperti. Ma mi ero immaginato di passare una seratina assieme. Un paio d'ore di gioia sfrenata. Va bene, ma io... E poi, se non vuoi venire, peggio per te. Peggio per me, ci saranno tutte le ragazze del corpo di ballo. Come? Tutte le ragazze del corpo di ballo. Già, caro Giovanni, tutte le ragazze del corpo di ballo. E domattina si ridiventa bravi borghesi. E certo, Martino, non nego che ci saremmo divertiti, ma... Ma che cosa, Giovanni, che cosa? È da tanto che mia moglie sta in casa la sera per tenermi compagnia. E io volevo offrirle un po' di sbaglio, ecco. E perché state in casa? E per un lavoro, questo. Per un lavoro molto importante. Ah, qualche nuovo studio sulle mosche o sulle zanzare? Non fare dell'ironia, sulle farfalle. Ah, e allora sì che hai necessità assoluta di venire al veglione. Ma sai quante farfalline deliziose puoi incontrare? Martino, pensa a mia moglie. A che scopo? Ma non posso rimangiarmi così. Nulla deve distrarre uno studioso durante le sue ricerche. Ma ti ripeto, non posso rimangiarti così d'un tratto la promessa che ho fatto a Lisella, non ti serve. E perché no? Dile che non vai più al veglione, no? Ci vuole tanto. Con quale scusa?
una scuola semplicissimo, semplicissimo, che ha un valore improvviso, un emicrania, un disturbo di stomaco, un disturbo di intestino, fai quello che vuoi tu, scegli quello che vuoi, quello che lei possa credere più facilmente. Poi domani sera la porterai al teatro, dopodomani andrete, dove andrete, vi porterò io a una cittadella in campagna, vi porterò e voilà, sapremo anche trovare dei premi di consolazione. Guarda che sei davvero un bel tipo, Vedi, vedi, vedi così sei si fa. Un bel tipo, vedi così si fa, prima ti diverti tu. Ma... poi proponi un piacere a tua moglie, il che diventa un piacere anche per te, Giovanni. Sei un vero diavolo tentatore. E lasci di tentare, non te ne pentirai. Anche in passato eri un uomo serio. Ma ciò non ti impediva, ma ciò non ti impediva di essere mezzo scapestrato. Guarda che so esserlo anche oggi, Ma francamente non me l'accorgo. Vada Martino, non stuzzicarmi. Ma se mi sembri irremovibile, mi sembri, Giovanni. Comunque, Martino, senti, nel caso dovessi decidermi, dico se dovessi decidermi, come si potrebbe fare? Semplice, semplice. Vi ritirate di buon'ora nelle vostre camere. Beh, e poi... quando in casa tutti dormono, tu, quanto te la fini. Tanto non dormire in camere separate. Sì, Luisella di là e io di qua. E ogni camera mi sembra che ha il suo ingresso libero, indipendente. Sì, ma la cosa non è fattibile, non è possibile. Oltretutto io non ho nemmeno il mio costume. E perché il mio domino è chiuso in un baule di cui Luisella ha le chiavi e quindi... ti presto il mio, Giovanni, ti presto il mio, da Don Giovanni. Tutto d'argento con tutto di seta bianca con guarnizione d'argento. Beh. E certi calzoni di maglia di seta attillati, capaci di sedurre la donna più onesta. Sapessi quanti cervellini femminili ho inebriato. Ma non è possibile, no. E se qualcuno va a dirlo a Luisella? Impossibile, Giovanni, impossibile. Nessuno ti riconoscerà. Ho una parrucca nera con la barba, una maschera bianca, una maschera d'argento bianca e degli scarpini con i tacchi che ti salzano di 5 centimetri. Sembrerai Apollo Redivivo. Allora sarò irriconoscibile. Sicuro. E avrai una fila di adoratrici. E domattina rientrerai all'ovile e diventerai un bravo marito. E quanto al bravo marito, mo dai. Capisci le mie intenzioni. Non voglio che offrirti un bagno. Un bagno di ringiovanimento. Ti farà bene alla salute. Sì, a sentirte sarei già un vecchio decrepito. Ma quando si è vecchi e decrepiti, anche i veglioni più folli non servono a nulla. Ma per ora, una scappatella può dare ancora ottimi risultati. Guarda che so essere ancora all'altezza della situazione. Ma tu lo dici, guarda, tu ma lo dici. Riconosco che col passare degli anni è normale ci sia qualche lieve raro assopimento. Vedi, è quello che voglio combattere. Non sai che bene faccio una piccola variante. Ci vuole tanto in tanto una notte di baldoria. Giovanni, dai, una notte di baldoria. Non è possibile. No. Ma perché? Ma perché mi sento in colpa? Sì, mi sento in colpa verso Luisella. Era così contenta poco fa e mo la pianto in asso. Ah, sarà più contenta dopo, Giovanni, perché vedi, gli effetti di questi bagni di ringiovanimento si rivelano meglio con l'andar del tempo. Ne profitterà anche lei e te ne sarà grato, te sarà. Certo che hai un certo modo di persuadere la gente, Martino. Va bene. Oh, ci sto. Oh, finalmente, bravo. Sì. Ma non va. Accidenti, cambia di nuovo idea, cambia. Ma perché non va? Perché? Ma per motivi, diciamo così, tecnici. Ecco, io e Luisella spesso ci corichiamo di buon'ora, leggiamo un po' a letto, io fumo un sigaro perché negli altre stanze mi è proibito. E che c'entra questo? Che c'entra? Aspetta, mo te lo dico. E c'è l'abitudine tra noi che chi per primo smette di leggere per addormentarsi va a dare una sbirciatina nella stanza dell'altro. E perché? Per impedire la lettura fino a notte folle, e a me per non farmi affumicare la stanza. Certo che le va a pensare tutte la gente sposata. Ma tu, Martino, immagina se mia moglie entra stasera in camera mia e trova il letto vuoto. No, preferisco non immaginarlo. Le prenderebbe un colpo, sicuramente. Questo non credo, però sarebbe... Tremendo, sarebbe tremendo. Bisogna trovare una soluzione. Non ce ne sono.
non ce ne sono. Non ce ne sono? Ah, io non ne vedo, non tu ne vedo. Tu dici che non ce ne sono? Io ne vedo, dimmela tu, se non la conosci. Non ce ne sono, fammi pensare un po'. Dimmi un po', durante le vostre perlustrazioni notturne, come fate? Apite l'uscio? Date una sbirciatina per vedere se l'altro... Sì. Se l'altro dorme, proprio così. L'altro è sveglio. Proprio così. E se l'altro dorme? E lo si lascia dormire in santa pace. Giovanni, allora il problema è risolto. E come? Come è risolto? Sentiamo. Questa sera nel tuo letto farà dormire Armando. Ah, ma per favore, non scherzate. No, ne parli così bene di lui. E va bene, sì. Ma dici che è fidatissimo, ne dici? Sicuro, ma non va. Senti, ascoltami. Metterai questa perla di cameriere al corrente della cosa, e poi gli farai infilare uno dei tuoi pigiama. Sì, e quando tua moglie verrà a riscontrare se tu stai leggendo, lui russerà. Suppongo che lui sia, sentendoti russare, non accenderà mica le luci. No, se sente puzza di tabacco non entra nemmeno in camera. Ma un'altra cosa voglio sapere, ma quando vuoi ogni tanto... Cosa? Voglio dire, come devo dire... Quando vuoi ogni tanto e... Ho capito, in quel caso vado io in camera sua. E comunque non si può fare perché Armando non ci somiglia affatto. E allora rinuncia al mal di stomaco e fatemi il mal di capo. Perché? Il mal di capo rende somigliante. Certo che rende somigliante. In quel caso Armando si fascia la testa con l'asciugamano. Sì. Immagino che questo salterà gli occhi di tua moglie. Hai altre difficoltà? Dimmi Giovanni, hai altre difficoltà? No. Martino, io penso che si possa rischiare. Si può fare così? Si può fare. Oh, bravo, si può, finalmente, si può, bravo. E adesso preparati alla battaglia, preparati. Ciao, caro, ciao. Ciao. Non aspetti Gisella per salutarlo. No. Guarda che non tarderà. No, Giovanni, potrebbe destare sospetti. L'importante è che tu le vada incontro con viso molto sofferente. Mi raccomando, molto sofferente. Molto sofferente. Sì. Aspetto a casa mia poco dopo le 10. Va bene, d'accordo. Poco dopo le 10. E non farti prendere dai rimorsi senza di colpa, coraggio, dai, andiamo a divertirci. Ormai ho deciso, caro Martino. Hai risvegliato in me una energia formidabile, fra un po' sarò ringiovanito. Di 10 anni. E non te lo dicevo io, hai visto, non te lo dicevo. Esci di casa come un povero invalido del matrimonio e ritorni fresco e hai tante, come Romeo o come Tristano. Ma attento a non diventare un seguace di casa nostra. Non esageriamo. Ti aspetto a casa mia, Giovanni. Arrivederci. Però che gente allegra questi scatoli, E comunque io devo riconoscere che nella loro filosofia c'è qualcosa, come dire, di fresco, di vivace, di frizzante, direi di eccitante. Infatti sta me fermando un sangue, sta me... Armando! vieni un attimo, Armando. Sì, professore. Senti, Armando, tu fumi sigari. Professore, gli uomini della signoria mai la Ducati. Va bene, e allora mo te lo permetto io oggi. Armando, prenditene. Davvero, stabilisci che non so. Anche due. Davvero? Ma prenditene due, dai, forza. E grazie, professore. Prenditene un altro. Grazie. Anche un altro, via. E grazie, non so, ma tu termina, ecco, ci sono bene. Senti, Armando, io ho da parlarti di un certo affare. Sì, professore, allora. Ecco, si tratta di un affare di fiducia, ecco, vedi, Armando, io vorrei, cioè mia moglie gradirebbe, insomma, l'avvocato Rinaldi mi ha invitato a passare la serata con lui, sai, sono arrivati due nostri ex compagni di università e ci si deve riunire per una importante discussione, capisci, no? Capisco, professore. E sfortuna vuole che io ho promesso a mia moglie di uscire con lei stasera e i due impegni si escludono a vicenda. E se capisce. Però non posso, come dire, piantare in asso i miei due colleghi, sarebbe proprio una scortesia. Certo, professore, certo. Purtroppo mia moglie sarebbe d'opinione diversa e se la prenderebbe a male, certo,
da un punto di vista femminile la cosa si spiega. Professore, te preoccupare, Asaccio, le femmine se stamigliene tutte. Osservazione giustissima. Ecco, pertanto, io sono costretto a rimorrere una bugia. Dirò che mi sono sentito male all'improvviso e che pertanto non posso più uscire. Poi, quando tutti saranno andati a dormire, io uscirò. No, dimmi, dimmi sinceramente, posso fare diversamente? No, professor, faccia la stessa cosa pure io. Bravo, bravo, bravo. Ma c'è un altro ostacolo, prendi un altro sito. Dai, professor. Un altro sito. Buon Natale, professor. Senti, Armando, mia moglie ha l'abitudine di affacciarsi spesso alla mia camera per vedere se dormo o no. Ti rendi conto che se facesse la stessa cosa stasera sarei rovinato? Certo, professor. Mamma mia, che gusto. Come? Che scusa? No, i sigari, professor. Ah, i sigari. Vabbè, professor, conclusione, come te posso aiutare? Ecco, caro Armando, tu dovresti indossare uno dei miei pigiami e coricarti nel mio letto. Io? Sì, qualcuno deve pure occupare il mio posto. E come faccio? Armando, ascoltami. Qualcuno deve pure occupare il mio posto, solo così potrò uscirmene di casa tranquillo. Non capito, professor, ma... No, la signora non entrerà in camera. E anche se dovesse entrare, dovesse chiederti: tesoro, dormi? Tu risponderai: sì, ma no, dormo, forse. Tu russerai. Ah, tipo così. Bravo, Armando. Bravissimo. E staccio tutte le volte che ho messo. Bravo, Armando. Senti, un'ultima raccomandazione. Allora, non abbandonerai il tuo posto finché non sarò tornato a casa. Comandi, professor, allora. Bravissimo. Sì. Avanti. In certi casi, professor, noi mascoli dico coalizzare. Bravo, saldo e fedele. Saldo e fedele. Questo è il tuo dovere. Sì. Questo è il tuo dovere. Domani poi ti regalerò un'intera scatola di sigari. Ma mi raccomando, Silenzio con tutti. Sì. Allora ricorda, Armando. Ricorda, un gentiluomo gode e tace. Un gentiluomo gode e tace. Bravo, gode e tace. Bravo, Armando. Sì, mi piace. Un gentiluomo gode e tace. Perfetto. Adesso un gentiluomo gode e tace. Aspetta, vedo che hai capito. Vai. Con permesso, professor. Quando avrò bisogno di te, ti chiamerò. Con permesso, professor. Vediamo le dolci polici che la bellezza in più. Vieni, Mulier, tocca a me, sento fiacco. Vieni, vai, Anna. Eccoci qua. Appoggioli sul divano e accomodati. Giovanni? Tesoro? Giovanni? Chi è? E così l'hai visto tu da Masciu? Ma non scherzare, Luisella, non scherzare. Ma tu l'hai combinato? No, niente. Ma che ci dai? No, niente. Buonasera, caro amico. No. Buonasera, Marianna, buonasera. Ma cos'hai? No, niente. Marianna ha voluto accompagnarmi. Pensa che metta a disposizione due bellissimi costumi. Eh sì, e tu come marito dovrai giudicare. Ma Marianna, ma io che ne so, e poi d'altronde io... Ma ci dai, eh? Giovanni, te senti fiacco? Ma no, tesoro, non ho niente. No, ti lo stai buono, te lo leggo in faccia, Ma ti dico che non ho niente. Ehi, non mi dire fesserie, lo sai che non mi puoi cucciare niente, no? Ebbene sì. Stupare! E c'ho avuto tutto da fare? Appena sei uscita, ho cominciato tutto appena sei uscita di casa. E c'è avuto? C'è te senti? No, non lo so, il naso data fuori e poi... Ma scusa, dov'è che hai male precisamente? Allo stomaco, cioè alla testa. Un mal di testa tremendo. Un mal di testa da scoppiare. Ma non ne soffri mai? Forse sono il mal di capo, cara. Forse sono il malessere generale. Vedi, non ho nemmeno preso il tè. Guarda, prendi un'aspirina e vatti a riposare, che i vestiti li sceglieremo io e Luisella, tranquillo. Ma non penso che ormai sia inutile. Sia inutile. Perché? Mia cara, mia buona Luisella, penso che dovremmo rinunciare al biglione. È vero?
Mi dispiace tanto, amore mio. Ero tanto felice io. Pure io. Scusami, aspetta un attimino e vedrai come ti sentirai fra un'oretta. Ma no, sicuramente peggio. Sai, sono emicranie dovute a disturbi di stomaco. Deve essere stato qualcosa che ho mangiato e che mi ha fatto male. E d'altronde anche Armando, sai, anche Armando si è sentito poco bene. E tanti che mi ha chiesto il permesso di andare a letto prima. Cacciala! Davanti a Maria. La lingua! Se ne scorna, che quel giubbetti ha tenuto sempre nu debole. Io non sono di quei malati immaginari. Vediamo bene. Però soffro come un cane. Chiamo il dottore, chiamo. Perché il dottore? È un malessere passeggero. Ho solo bisogno di riposare, ma non un'oretta lì, sul divano. Ho bisogno di mettermi a letto per tutta la notte senza essere disturbato. E allora, addio veglione! Ah. Mi dispiace tanto, caro, guarda, mi dispiace tanto. Pure io, non è giusto, guarda! Lo so, è una vera cattiveria, ma io che ci posso? Mostra esageri, ma pacienza! Caro Giovanni, tu hai una mogliettina ideale, lo so. Ragionevole, lo so. Docile. Sì. Guarda, capumieno, te la ciuta filo così liscia, sai? E ma avrai la tua ricompensa, sai? Sì. Domani al cinema, dopodomani al teatro e poi l'ottimo amico Martino organizzerà una bella gita. C'è c'entra Martino? E che c'entra? Si dia da fare anche lui, se no che amico è. Ah sì? No, Martino mo' è proprio simpaticissimo, eh? Beh, mo' mi pare che stai esagerando tu. No. Luisella ha perfettamente ragione. Non so. No, pensa con riprenderti. Sai, c'è fane? Vane, vane, mi dite in giù letto, vane, che io mo' te porto lute, vane. Allora, se permettete io mi ritiro. Vane, vai. Porto lui te. Speriamo che si ammalazza più forte. Ma non esagerare, lo sai che i mascoli amplificano sempre. Dici? Dico, ehi, mi sembri sposata dei 5 giorni e non dei 5 anni. Dici? Dico. C'è saccio. Pronto? Sì. Sì, sono la signora Marianna, sì. Mi dispiace, ma no, questa sera non verrò al veglione. Il marito della mia amica si è sentito male, all'improvviso. E quindi loro resteranno a casa. Come? Venire di nascosto con la mia amica? No, non lo farà mai, no. No. Come? Non c'è l'obbligo di togliersi la maschera, vero? Può essere che questo la persuada. Vabbè, ci proverò. Va bene, benissimo. Arrivederci. No, non lo vuole. No, mi dispiace mo che t'aggio scomodata, però pite i costumi e vanni, c'ha già fare. Peccato. Ero sicura che il vestito da ghiscia ti sarebbe andato benissimo. Curuglieo, che aveva fatto un figurone. Ci saremmo divertite un mondo. Come? Ti eri venuta con me, eh? Poca. E non me l'eri detto, perché? Perché era avuto con te piglio picca in giro, no, l'uveglione. E sapendo come ci vivi vissuta, era avuto con te stuzzico picca, senza come te ne accorgi, che era io. È stato proprio un contrattempo fastidioso. Già. Sai che facevo, Luisilla? Vieni con me. A giù. All'uveglione, no? Così faccia? Senza marito, ma già? No. Ehi, mi sembra giusto. Soltanto così le potevo divertire davvero. Sì, e io dovrei. No. E lui Giovanni? Nessuno glielo dirà mai. Bocca? No. Ci dici, non è possibile.
Mia, però ci sei esagerata. Non dica se ci dimo qualcuno, eh? Scusa, me giudichi così leggera? No, no! Oh, sì, invece. Dunque, va bene. Sono divorziata. Ma sappi che al giorno d'oggi ogni donna che ti rispetti lo è almeno una volta. Io no. Ah, no? E ti esime la recensione, eh? E poi, non si sape mai, sai? In genere il matrimonio è la tomba del lavoro. Spicciola Marianna, poi, eh? Senti, guarda, giusto oggi difendevo con successo questa tesi. Comunque, a parte gli scherzi, non ti proporrei mai qualcosa che voi non sapessi giustificare davanti a Giovanni, eh? Guarda che bisogna andare da soli a queste feste. Solo così si ritorna a casa rigenerati e contenti. E se incontro qualche uomo che mi conosce, io sono rovinata. Oh, ma chi ti potrebbe riconoscere sotto la maschera? Ti ricordi? Non è che te la arrivare per forza. E poi io, a sti balli, ha già fatto sempre qualche graziosa avventura, eh? Ah, sì? Sì, ma aspetta, episodi passeggeri, si intende? Ah. Beh, l'incontro con qualche maschera simpatica. Basta scambiare 10 parole, per capire se siete un uomo de mondo oppure un bifolco. Ah. E poi? E poi, a seconda dei casi, accetti o rifiuti. E poi, se vive una coppa di champagne insieme, si stringe amicizia. È un gioco pericoloso, però, mi pare, eh? Come una coppa di champagne non è che succede un finimondo, sai? E poi, tu sei protetta dalla maschera. E se il corteggiatore diventa impertinente, sai che devi fare? Dici che ti ritiri un momento e non ti faccio più vedere. Mamma mia, che ti sento contare così, ne quasi sta me venendo l'appetito. Amica mia, anche i matrimoni migliori ogni tanto hanno bisogno di essere rinfrescati. E t'assicuro che l'aria nuova deve venire dal di fuori. La donna moderna, no? Come te, per esempio, dimostra di essere fedele, non con la costanza, ma con la vivacità. Questa è nuova però, però c'è una picca di verità, Certo, guarda, poche donne lo comprendono, I mascoli non lo capiscono proprio. Allora facciamo fare il chiso sempre più arretrati di lui. Sarà come dici tu, Ma intanto io come posso fare come nennesso stasera? Niente di più facile, cara Gisella. Tuo marito è a letto. Sì, sì. Il cameriere pure. Sì, sì. E stanno le donne. E la cuoca è libera finché crei. Oh, meglio ancora. Ah, scusate. C'è Nicoletta però. C'è Nicoletta. E dirai che vai a letto anche tu, che può andare a coricarsi anche lei. E quando tutti dormono beatamente, tu sgusci via dalla tua stanza, ti prendi la scatola di vestiti e corri subito a casa mia. Sì. E se Giovanni potrebbe svegliarsi e mettersi a leggere? Bella, se lui gira. E se prima compagna viene con me tu, ha un'abitudine noscia? Ah, davvero? Però sta pensava, la visita è sempre brevissima per non disturbare chi si è già addormentato. Se potessi sistemare il letto in modo da farlo sembrare occupato. Ecco, bravissima. Mettici dentro la cameriera, Nicoletta, e ha una figura così graziosa. L'unica cosa però i capelli, no? Io le notte me li tacco. Oh, benissimo. Però devi raccontarle la verità. Mi fido di Igia, sono decisa. Ah, brava, vedo che il matrimonio non ti ha confita del tutto, Aspetta, dici, mo ci piglio lo slancio. E ti slancerai, e vedrai come ti slancerai e ti gioverà. Va bene, dai, io adesso ti lascio, ti aspetto, Va bene, ciao, ti accompagno. Scatolo del costume, ma mi è venuto d'accordo con la Nicoletta. Speriamo che me ne possa uscire in santa pace. Dici che la Lucella sta a dorme. Ah, tu shampoo! No, io speravo che mi giovasse per le migranie, invece non è servito a niente, per cui venivo a chiederti
È un sonnifero. Ah, sono contenta, sono contenta. Sei contenta tu? No, vi addico, che almeno sono rimaste due sulle pastiglie. Sì, mo, sì, per... grazie. Nicoletta, vieni, me lo vedo, non è solo un uomo di Romeo. Ma Nicoletta è in camera tua, stai, che ci fa? Ah? Nicoletta è in camera tua, che ci fa? Che ci fa? Che ci fa? Che ci fa? Mi era così una cosetta. Ma tarda ancora? Perché? No, così, ecco, una domanda avanti. Per chiedere. Mi raccomando, non scordarti di spegnere le luci, No, no, state scucitato. Le 10? Sono già le 10. No, pigliatele tutte e due, e poi vedi come dormi. Grazie tesoro, grazie. La tua premura è davvero commovente. Te pare, Senti, vai a letto anche tu, immagino, no? Poca? Buonanotte. Buonanotte. Se sapessi, cara. Cene. Ecco come mi sento male, la testa, lo stomaco. Oh, ti faccio una piccata compagnia. No, tanto prendo qua il sonnifero. Bravo. Pigliatele tutte e due e non fumicare tutta la stanza di fumo. Grazie, non preoccuparti e non disturbarmi mentre dormo. No, tanto scusitato che non ti disturberò. Grazie. Sì. Senti, tesoro, ti auguro una bella dormita, sai, di quelle profonde, sì, riposanti. Sì. Puro Dio, e guarisci fucendo. Sì. Grazie altrettanto, cara. Ma io sto buona, No. Volevo dire, non è che hai bisogno pure tu di un sonnifero. Ma Giovanni, vai. Scusami. Ma vai. Sono stordito. Dimmi, mettite sta fascia a casa. Non vado a mentire. Spogliate. 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 Va bene. Sto pigiama. Te curchi in tra l'uletto mio e studi fucendo le luci. È chiaro? Hai capito tutto? Bello, lo so, pigiama, sai? Beh, è bello, è il pigiama mio. È bello. Allora, ho capito. Te metti la fascia a capo. Te spoglio. Te metti un pigiama. Te metti tra l'uletto mio e studi la luce. E studio la luce. E che posso, lo so, hai capito? Hai capito, lo so. Luisella. Lo so. Lo so. Leonardo, ma quando me la devo mettere questa cosa? Luisella, vuole dire. Lo so. Allora. Dai, poi, studi la luce. Luisella. Amore mio, perdonami, sai, non lo farò mai più. Tutta colpa di Martino. Lo so. Ma voi? Sì, voi. Ciao. Arrivederci, io vado. Ma siamo fatte le 10.
è vero che può scambiare con me? Aspetta un momento. Mistero, il mio profumo preferito piace tanto al Signore, così l'inganno è completo. Oddio, attaccate qua, attaccate sta cinta, che il padrone si potrebbe accorgerne, sai? E allora, sì, vado a prendere lo scatolone? Sì, sì, vai, prima lo scatolone, devo costruire. Allora, buccate, è tutta la luce. Tu cazzo vai, che qua esci. Saldare la fedeltà. Che serata. Ci sa come si diverte la signora e io invece ad stare a qua curcata. Che non mi tenevo manco solo quando mi tenevo. Ora bello. Ci sa che si sta a dormire lo professore? E poi si sapia quanto bene li odio. E poi c'è già beggio con i capigi argentati, eh? Ma sai che pazzo? Volge alla stanza sua e gli dà un bacio in fronte. Tanto manco se ne accorge se sta da io, che sapia tu un sonnifero. E comunque, se ne accorge, penserà che è stata qui ieri, sa? Sì, sì. Mo lo faccio. Sentitelo come lo sta bello. Che amore. Che sinfonia. Sentitelo. Sì, io vado. Sei un bell'uomo.
Grazie, ne sono lusingatissimo. Non me l'ha mai notata? No? No. Ma sai che non sia la prima camatrice? Ah no? E c'è stata la prima? Te posso dire? Lascia stare, tanto manco mi interessa. Però la saga di Vicio Felice Bruseoci. Eh già, è solo fin qui ieri, quando te contava nel matrimonio fra due domestici, non è che eri tanto d'accordo. Ah, un discorso ozioso. Ozioso? E c'è di male ci due domestici, diciamo. Io non sono d'accordo. Non sei d'accordo? No. Vabbè, si cangi idea. Io sto qui. Ho altre ambizioni, io. Sì, abitire di ambizioni diventa una realtà. Quanto a questo la sta fare a mia. Sì, ne la saccio, casina per da ognuna. Non sei manco scema. Tutti sti complimenti non servono, sai? E ce ne sai. Magari gramatina e si te casa e trovi un bravo agnone. Ci sai che ci può succedere? Se te potia dire certe cose, ma non te le posso dire. Vabbè, allora ognuno si tiene i segreti suoi, no? Faci buono, perché i miei sono tutti più interessanti degli tuoi. Lascia perdere, cari miei sono più grossi. Buongiorno, buongiorno cari. Ah, oggi è davvero una splendida, magnifica giornata. Armando. Buongiorno, senti. Professore. Ah, Armando, fammi una cortesia. Sì, dimmi, professore. Portalo in camera che oggi non se ne sente proprio la necessità. Bellissima subito, giornata. Subito, professore. Bellissima giornata. Nicoletta, ma perché hai? Mi sembri così trasfigurata. Non è che hai vinto la lotteria, cara, no? Quasi, professore. Non capisco. Sono felice, come se avessi vinto. Beh, sono contento per te, ecco. Puro io. Sono proprio contenta, professore. Posso portare la colazione? Ah, sì, oggi sì, stamane è un appetito da lupi. E allora provvedo subito, professore. Vai, cara, vai. Armando? Ma, sì, professor? Dimmi una cosa, ma che ha la Nicoletta? La vedo così strandata. Ma c'è sta ciò, professor, magari ha ricevuto buone notizie. Non per lei, ma senti. Armando, vediamo le cose nostre. Ieri sera poi come è sciuta, tutto bene? Tutto a posto, professore. Dai, è sciuto tutto liscio, arbata liscia, professor. Ti piace meglio? Bravo. Piuttosto come è sciuta? Ma la riunione è stata più lunga del previsto, però è stata interessante, molto interessante. Solo che ritornando a casa ho trovato il portone aperto, ma meno male che non mi ha visto nessuno. Ma sì, ma ti ha divertito almeno? Certo, moltissimo, ho anche ballato. Con i colleghi dell'università ha ballato? No, cioè sì, ecco, dopo quella importante riunione siamo entrati in un bar. In questo bar si ballava e quindi noi ci siamo lanciati. Capisco, quindi sei stracco, magari. Ma che stacco, è stacco, mi fermi. Mi sento più fresco di una rosa, anche se ho dormito soltanto un'ora. Ah, vabbè, questo ci faccio, no, sei stracco, e te corchi. No, sono freschissimo, freschissimo. Senti, Armando, e allora che cosa, come stanno le cose? Come sono sto cercando di dire, io pure quando passo una notte con questa mi sento leggero. Che significa? No, come guida del signoria, no? Che ha divertito, ha ballato, che ci hanno fatto? Tutto una notte in Baldoria. In Baldoria, no? Bravo Armando, allora per il servizio che mi hai reso ti meriti una lauta mancia, oltre alla scatola dei sigari. Grazie, professor. Perché? E la mancia? Ah, domani la mangia. Ah, domani, domani. Scampa cavallo, lo so. Allora, mo che vai, prenditi la scatola dei sigari, mi raccomando, non dimenticartela, sì, quella è tua. Sì, te la sei meritata, caro. Grazie, te la sei meritata. Grazie, posso dire? E puoi andare, tanto io dovrò fare colazione tra un po'. Grazie. Se Nicoletta si sbriga, farò colazione. E quella colazione, professore?
Grazie. Spero poi buona, che l'ha già fatta io, eh? Grazie, grazie. La cucca non è ancora venuta. Ah, sì, che tocca a te oggi farti onore. Precisamente. Ah, e allora mangerò con più gusto. Ne sarò proprio contenta, professore. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, signora. Oh, buongiorno, cara, buongiorno. Posso portare la colazione? Si porta la colazione, signora. Sì, grazie, Miki. Cara, allora... Hai dormito bene? Divinamente! Bravi, sono contento. E tu? Anche se devo essere sincera, ero un poco stanca. Ah sì? E tu hai riposato? Benissimo, poco ma benissimo. Guarda, mi sento benissimo. Il malessere di ieri sera per il quale sono andata a letto presto, completamente scomparso. Ah, quello è l'importante, tesoro. Senti, amore mio. Mi hai perdonato del dispiacere che ti ho dato ieri sera, mi auguro. Ca certo, ca m'aggio divertuta muta de chiui. Come divertita? No, o io dico, aggio fatto un sonno. Ah, un sogno, allora racconta il sogno. Sai che signora? Ma che hai? Il professor Barito, no? Dai, bravo giovane il nostro sì. Armando, bravo giovane. E con la sua colazione, signora. Anche della Nicoletta non ne potevo portare. Lei è molto gentile, signora. Chi se ne lamenta? Basta pensare come si preoccupa del mio stomaco, mi ha preparato una colazione, guarda, bella ed abbondante. Anche me, la mia, che triste. Armando! C'è chi è, Rosso? E faccio? Rosso, quando la papa ad Oragnatele, nate in faccia signore, nate in faccia seggia, mi addico, Rosso. Vai, Armando, vai. Da paura, Rosso. Vai, Armando. La scatola dei sigari, sa tu fare? Vai, prendi la scatola dei sigari, te l'avevo promessa, no? Prendi. Grazie, Rosso. Vai, adesso puoi andare, vai. Grazie. Sì. Del malessere di ieri sera. Certo, quando per tutta la notte, cioè, voglio dire quando per tutta la notte non si è mangiato. Ah, non è che ci vuole male. Senti, cara, come ti dicevo prima, mi hai perdonato, no? Certo, la faccio divertita molto vecchio. Come divertita? Mamma mia! Hai fatto un sogno, guarda. Ah, il sogno allora racconta. Castia Luveglione, e senza te dire, immagina. E com'era questo veglione? Così, sai, e mo te lo racconto. Com'era? La sala era addobbata magnificamente, con festoni, ghirlande, lampade velate di rosa. Era proprio così. E te come faccio, lo sai? Ma l'ho visto, l'ho letto sul giornale, guarda, c'è un resoconto dettagliatissimo. Racconta. È così facile raccontare i sogni. Ma pensano che camminava per le sale e con la Marianna. La Marianna? C'era pure la Marianna? Sì, già. Ma poi mi perse, sai? Troppa gente. E poi una maschera mi ha pigliato a braccetto. Un maschio, immagino. Ma direi di sì, direi. Senti, che cosa avete combinato? Ma... non me lo ricordo più, Ma come hai detto che era bello? E che cosa c'è di bello? Scusami. Oh, sai, le sale, l'animazione della festa, tutta quella gente. Mi sentiamo così a Castia, su una barca a mezzo mare. Poi tutto è sfumato
così lentamente. I sogni, sì, si sa. Sì, ma mi sento così felice oggi che tengo proprio voglia di fare bene al prossimo. Allora, io, cara, sai, sebbene non abbia fatto alcun sogno. Io ho fatto questo. Allora, dimmi. Ma c'è facile. No, mi metto a lavorare. Ma ecco, c'è facile? Se metti facendo con fatichi? No, dai, non me la facete la mattinata. Ma dai, usciremo più tardi, dai. E poi me lo cazzi in un regalino, ma no? Ma certo, ti meriti un indennizzo, ripeto. Perché? Come? Perché? Per esserti accontentata di un sogno, cara. Sì. E allora una bella passeggiata de mare non può farci altro che bene. Certo, cara, una boccata d'aria fresca fa sempre bene alla salute dopo. Dopo c'è. E dopo una notte terribile come quella appena trascorsa. Va bene, allora va un mese sistema, allora, Sì, vai, preparati. Abbraccio. Preparati, amore mio, gli abbracci. Preparati. Mi ricordano gli abbracci del viaggio di nozze. Martino aveva proprio ragione. Una scappatella extraconiugale ogni tanto produce sempre ottimi effetti. Ottimi effetti. Ecco la vostra! Mi sento scremato. No, non è possibile. Non è possibile. È sicuramente un'allucinazione. Devo guardare meglio. E pensare che maggio pure buscato una scatola di sigari. Ma che allucinazione! È la tremenda realtà. Armando! Eccolo, non so, cara! C'era la sua che non stava da poco questa Tania! Vieni qua! Sì, Tania te pare, non so, veramente. Vieni qua, Armando, vieni qua! No, Tania te pare una cosa sotto. Te l'ordino, vieni qua. Dimmi, non so. Armando, nella mia stanza c'è profumo di mistero. Lo capisci che significa? No. Ah no? La stanza mia fino a ieri puzzava di tabacco e pure di pigiama puzzava di tabacco, ma invece profuma di mistero. Tu capito lo so. Ma tu non lo sai che cos'è il mistero? No. Non lo sai. È il profumo di mia moglie, capisci? È il profumo di mia moglie. Il profumo di tua moglie. E tanto dici prima, non so, fatto me spariso. Sta mente loca, devi te fare, lo so, sai? Armando parla, questo che cos'è? Nada, mi è venuto a spicciare, visto che è stato sconosciuto una sola terra, no? Armando, e saputo... parla! La verità! Qualunque essa sia, voglio la verità, per Dio! Parla! Ma stavo qua, come vanno a fare, ti dico la verità, non la solta posso dire. Ma non te la posso dire la verità, fidati. La devi dire, parla! Ma è meglio di no, questo, che è meglio parla. Di parla! Oh! Allora, presto, io ieri sera ero fatto come mi ha detto signoria. Muto. Parla. Ma non fila la tua pigiama. Muto, devi stare muto. Lo vuoi capire? Devi stare muto. Parla. Tu come corpo, no? Allora, te la sono trasuto in fare la camera. Muto! Parla. Tutte signoria. Hanno fatto questo odore a luce. Bene, allora, no? Muto! Devi stare muto. Quante volte te lo devo dire? Rosso, mentiamo un d'accordo. O muto o punta. Sennò uno non sa come sa regolare, capito? Punta. Allora.
lo so, io hanno fatto come mi ha detto signoria, ma hanno infilato pigiama, sono trovato una camera da ieri, hanno usato la luce, e hanno insegnato. No, poi ad un certo punto, lo so, si è aperta la porta. E poi? E che è trasuta la signora. Oddio, e poi? Si è avvicinata a lui, ma ha sollevato le coperte. E poi? E si è stisa le coste. E poi? E poi lo so. Ma ha dato un bacio. Cosa? A fronte. Ah. U primo. E poi lo so, ha insegnato me carizza. Basta! Basta! Prima mi incarizzava, basta, poi avanza, poi non so, basta, capiti, no? E io la ruzzaccata, basta, l'allontano, lo so, perché io l'allontanavo, perché lui la si avvicinava, e io spingia e la tirava, e lei mi vince, e su e sotto, e io te su, e io te sotto, e io te sotto, e io te su, e in cadenanza, e io te levo, lo so, basta, e alla fine... Alla fine è sudo sole. E così tu ricambi la mia fiducia. Presso, ma io sono innocente. Ma sei innocente? Certo, io avevo fatto come ho imparato, signoria. Ci mi ha detto, signoria. Signoria mi ha detto, Armando, un gentiluomo, ci face, gode e tace. Io, presso, chiude così, non potia fare. Ah, signora. E tu mandava, allora... e faceva, perché non parli? Perché non parli? Perché io, poi siccome non fiatava, zaccato, se è nasuta, lo so, però una cosa la devo dire, lo so, a me mi pareva soddisfatta. Senti, senti, da quando mia moglie ti ha notato, da quando? C'è sta, ce lo so, io magari l'hanno dato una simpatia, ma mai una cosa di queste! E comunque non ho più bisogno dei tuoi servizi. Te ne puoi uscire, io delle quattro sozze, tieni! E torna dalla Gaggivoli! Ma vado a andare cacciato pure del dai, lo so! Sì, ma io hanno fatto... Ma che è successo? Sì, così mai! Però simile, però lo so, io hanno fatto un interessi tuoi. Ci hanno fatto un interessi tuoi, sì, perché lo so, signora ha puntato, la signora l'ha scoperto tutto l'altarino. Sì, va bene, ma... magari la signora si pensava che era pure signoria. Ma e magari pensa ancora così. Ma che so, ma sei scippi culo che ha fatto fare, lo so. Ma non mi vergogno. Ma certo. Lo so, per favore, lo so. Va a banne, va a banne. Va a banne. Vattene, vattene. E restituisci la scatola di cinghia. Ma cosa fai? Dove stai andando? A Dubai. L'abitudine, lo so, scusa. Ma prendevo, lo so. Mi ho messa mai con il piano. C'è il biglietto, lo so. Sparisci. Vattene. Ancora qua stai. Lascia fare, lo so. Se ne torni a Gaggivoli, che dura sito un minuto, va. Alla fine, ma lo so, non vedevamo. Va bene. Ciao, lo so, ciao. Ciao, lo so, ciao, lo so, ciao. Ed ora, a noi. Sì, professore. Sì, Nicoletta. Desidera parlare con signoria, benedente dello studio. Tappezziere? Sì, professore, sta male ad anticipato. Sì, va bene. Va bene, vado. Oh, cara Nicoletta. Ma cosa? Timidezza o rimorso? Oh, quanto è bello. Certo, è bello. Ah. Meno male che ha mesciuta liscia. Meravigliosamente liscia, signora. Ah, a marito, ma lei ha fatto proprio bene la permanenza a casa, che sembra rinato. E a proposito, lo penso pure io, signora. A proposito, Giovanni, tesoro. C'è un odore di mistero qua in c'ha. Lo posso dire io invece che a te il tabacco. Giovanni. Oh, ma qua c'è un odore di mistero! Giovanni! Oh! Ma qua c'è un odore di mistero! Oh, no! Oh, no! No!
sai, non mi pigliano in giro, ma contami tutto, tutto contami. È stata la prima fiata ieri e sarà pure l'ultima. Hai avuto un tempo, camarito, ma te stava in reto. Ma che? Se non ci fosse stata la combinazione. Ah, la combinazione dell'assuta di mia di ieri sera? Penna fiata, dico io, penna fiata che mi concedo uno svago. E tieni approfittando, eh? Brutta svergognata. Conta, conta. Professore, che hanno picca di simpatia per il professore, la provo. Eh? Volevo dargli solo un bacio in fronte. Bacio in fronte? Sì, sì, e così, siccome si era piato il sonnifero, mi pensava che sta a dormire. E invece? Invece, visto che tenia la capo fasciata, non se n'è accorto. Ah, non se n'è accorto? Ah, va bene. E io non se n'è accorto? No. Altro che? Come altro che? Come altro che? Sì, signora. Io mi pensava che si era piato il sonnifero e che sta a dormire. E poi? E poi ce l'ha a fare, esce tutto in modo naturale, no? Oh, questo è troppo, questo è troppo! Ma questo è tutto, signora, io la verità l'ho giudita! E mi pare che basta, mi pare! E io c'è stata via, a spicciare così! Ah, già! Quando si trova dinanzi un depravato come qui! Depravato! Di essere fiacco, che c'è dalla prima tentazione, ce ne potevi sapere dire! Sei rimasta signoria, no? E mo la colpa è mia? Mamma mia! Me viene, me via, scaffi a sulla, me viene! Questo succede quando si sente nei consigli di un'amica viziata e senza cervello, che vuole solamente che si diverta. Ma questo non giustifica la tua condotta. Io mi fidavo di te. Ma dopo tutto quello che è successo, basta, te ne uscire da questa casa. No, signora, la prego. No, fuori da questa casa. No, signora, per favore. No, e ora rimani pure qua, tu fa succede? Con esportivo marito, ma... No. Vai, fuori da questa casa, vai. Ma io sono una ragazzonista. Altro che. Via, vattene, fuori, non ti voglio più vedere. Sei licenziata. Signora. Vai, fuori, non ti voglio vedere. Fuori. Che succede? Lasciala! E ti va bene! Ma che è successo? Ah, e me lo chiedi pure! E perché no? Dimmi che è successo stanotte in certa stanza, Giovanni, sai? È quello che io vorrei sapere da te! Guarda, dimmi che è successo, guarda che io faccio tutto, sai? Ah sì, sai tutto, sì. E allora parla! Poi parlo io, dopo, parla, dai! Tu stanotte mi hai tradito con la Nicoletta! Cosa? Sì! E lo conneghi pure? Tegno tutte le prove! Ma quali prove d'Egitto? Tu stai cercando soltanto di mascherare la tua di colpa! Ma cosa dici? Stai cercando di cambiare le carte in tavola perché non sono io che ho tradito te, ma tu! Sì, tu che hai tradito me! Ma sei baciuto pure? Può darsi. Mia moglie, della quale andavo così fiero, e per la quale avrei messo una mano, anzi tutte e due le mani sul fuoco. Parmi di queste porcherie. Ma ti c'è già saputo, insomma. Se il destino vuole regalare le corna a un galantuomo, che almeno vengano da una persona della sua stessa classe sociale, non da un cameriere qualsiasi. Decine? Di Armando. Dio Armando? Ma guarda, Giovanni, ti ha di essere impacciuto, guarda. Ma non te ne scorni? Sì, io me ne scorno, sì, ma di te. Ah, di te mi vergogno. E mille sì, te ne sì, di te mi vergogno. Mo capisco. Mo che t'hai scoperto, sta giri la colpa a me. Non sono io che ho tradito te, ma tu che hai tradito me. No, tu mi hai ingannato con Armando. No, mille fiate no. Guarda, lo chiamo perché confessi, sai. L'hai pagato. Ah, ti stai arrampicando sugli specchi. Oh, lo paghi voi, guarda, senti proprio senza coscienza. Ma dico, ma sei pazza. Ah, mo diventai pure pazza. Sei pazza. Anche se Armando confessa mille fiate qui giù calzali su girisci die, sunt una femmina onesta io. Voglio vedere proprio come te la caverai. Però io lo vedo pure io. Perché io comunque tegno un alibi. Che cos'hai tu? Che cos'hai tu? Un alibi. Ah sì? Sentiamolo quest'alibi, sentiamolo. Io stanotte non ero in casa. No. Ma il veglione della bussola. Ridi, Gianni, ridi. Che ti dico? Che la necessità aguzza l'ingegno! No, non è necessità! Ah,
Ah, è chiaro! Se vuoi proprio saperlo, allora, al vegliore della bussola ieri sera c'ero io! Ah? Ah. Sì! Mamma mia! Mi giro la capo, guarda! Ah, è inutile continuare a mentire! Confessa! Io non confesso proprio niente! Pentito almeno! E di che cosa dovrei pentirmi? Ah, di che cosa dovrei pentirmi? Non gridare così, casa nuova! Grido quanto voglio, Messalina! Casa nuova! Ah, male, male, male! E poi hai pure la faccia tosta di proclamarti una donna onesta! Chiederò il divorzio! Lo chiederò io il divorzio! Tu! Lo chiederemo tutte e due, così siamo più sicuri di ottenerlo! Ma lo traditore si tira! Vedremo! Se i giudici no. Mi daranno torto! Vedremo! Mostro! Libera! Libera! Puh! E stasera con donna all'uveglione! Chi è? Quello che hanno fatto le Indie, che è stato tutto inutile. Perché? Come andare cacciato? Puro tia, e si muddoi. Puro deve, perché? Licenziata da me. Sì. E perché? Ma sa che angi? Non te lo posso dire, non parlo volentieri di certe cose. Manco io conto volentieri di queste cose, mi ho messo a vedo. Hai litigato? Puro professore. Puro tia, e io guido. E allora andiamo di mudare la mano, no? Già. Ormai ne spartire la fatica come buoni amici. Faccio, stavate tanto buoni, te paro. E buona. A voi dico io no. Frasele, essere, divene, facele. Però sempre chiacchina da. Ancora qua stai. Ti aspettava Nicoletta, lo so. Appunto, non c'è più motivo di aspettare, fuori! Sta vendevamo, lo so! Fuori! Professore, però ricordate sempre una cosa, professor! Sempre da ricordare! Che io oggi ho fatto quello che mi ha imparato il signoria! Per favore, ci m'ha imparato il signoria! Va. Un gentiluomo gode e tace! E io godi e tacci, professor! Rimorsacci tuoi! Ciao, professor! Ciao, professor! Vattene, non voglio più sentire! Nicoletta, ma mentre ero fuori ha telefonato qualcuno? No, signore, nessuna telefonata. La signora è in casa? Non è ancora tornata. Ah, non è ancora tornata. Non è ancora tornata, no? Pronto? Sì, lo studio dell'avvocato Rinaldi? Sono il professore Schitta. Ah, l'avvocato Rinaldi non è ancora tornato. Ma gli avete detto che l'ho già chiamato 3 volte al telefono? Ah sì, va bene, io sto in casa, l'aspetto, va bene, grazie. Quando si cerca un avvocato non lo si trova mai. E dire che è per colpa sua se mi trovo in mezzo a questi guai. Ah. Luisella, Nicoletta, ma che ti hai preso? Ma sei impazzita? Ma come ti permetti di darmi un bacio? Ma io, professore... Ma come ti vengono in mente certe idee così bizzarre, così bislacche? Ma pensava dopo stanotte? Stanotte?
ti ricordi niente, professore? Ma scusa, che cosa dovrei ricordare? Questo che era vestita. Vestita? Tu? Sì. Ma qua adesso capisco. Ma si chiedi tu? Sì, professore, ero io. Oh, Birichina, ce la siamo goduta, Sì, sì, moltissimo, professore. Io che mi lambeccavo il cervello a scoprire chi potesse essere quella mascherina. Ero io. E guarda, sei una ragazza dagli ottime risorse. Sicché vai spesso alla bussola, allora. Alla bussola? E cosa... Buongiorno Giovanni. Oh, carissimo beh, Martino. Che c'è di nuovo? Carissimo. Mi hanno telefonato dallo studio che hai cercato quattro volte. Quattro volte, sì. E appena mi sono liberato, eccomi qua, subito. Meno male che sei venuto, siedi. Sembrava quella bussola. Martino, io mi trovo in un grosso guaio. Lascia stare, non me la fare manco vedere, per favore. Mi trovo in un grosso guaio. Dimmi, che è successo? È una cosa terribile. Mi è capitata una cosa terribile. Mia moglie mi ha tradito. Che cosa? Sì. Tua moglie? Mia moglie mi ha tradito, sì. Giovanni, guarda, mettere la mano sul fuoco, mettere. No, è impossibile. No, eppure è accaduto proprio questo. Ho le prove. Ma che dici, Giovanni? E con chi vuoi? E questa è la cosa più dolorosa e più terribile. Mi vergogno quasi a dirtelo. Coraggio, dai, sputa il rosso. Parla. Col cameriere. Proprio così, col cameriere. Senti Giovanni, parliamo con calma. E quando sarebbe avvenuto? Stanotte. No, Giovanni, è impossibile. Ma se ti dico che ho le prove. Oh, Martino, se ti dico che ho le prove, se vuoi te lo chiamo perché confesso. No, lascia stare. Che cazzo. Non bisogna mai interrogare troppo spesso i testimoni. A ogni interrogatorio narrano noi particolari. Poi in tribunale ritrattano tutto, ritratto. Giovanni, non credo che Lucilla t'abbia tradito. La conosco troppo bene. Le donne, Martino, ci riservano sempre delle sorprese. E poi, non è detto che Armando sia degno di fede. Ma via, Martino, come vuoi che abbia potuto inventarsi una storia del genere, scusami. E se avesse voluto farti un ricatto? Infine tu ieri sera ti sei affidato alla sua discrezione. Ma per colpa tua, semmai. Tu mi hai fatto allontanare dal mio placido focolare. Tu sei stato. Dimmi una cosa, anche tua moglie ha confessato. Ma che, a sentir lei è innocente come una bimba. Allora, vedi che ho ragione io. Ah, è un ricatto che l'ha fatto. Senti, Martino, mi pare che tu sei venuto qui non per difendere me, ma per fare l'avvocato di mia moglie. Se non mi vuoi assistere, dimmelo francamente. E mi rivolgo a qualcun altro. Calma, Giovanni, calma. Ma che calma. Si intende che ti assisterò. Ma dimmi una cosa. Ti senti la coscienza proprio tranquilla tu? Come sarebbe a dire? Senti la coscienza tranquilla, come sarebbe a dire? Ieri sera hai parlucchiato in un certo modo. Quando ti ho scoperto io, là, guarda, su quel pacchetto, là sto pacchetto, a quell'angolo lì, tu e quella signorinella, stavi talmente imbrigliato, stavi con quella signorinella, il tuo flirt mi sembrava molto, ma molto avanzato, Giovanni. Ma mi sentivo allegro, ero allegro, solo questo. E poi quella signorinella me l'hai presentata proprio tu. È peccato che il suo costume odorasse di naftalina. Non so che questo non c'entra, comunque meglio la naftalina del mistero. E che c'entra questo mistero? E poi confronto a quello che ha confessato Armando. Ricomincia con Armando. Giovanni, per favore, lascialo stare Armando. Senti, non c'entra Armando. Senti Martino, se non hai fiducia nelle sue parole, posso fornirti altri indizi. E se il tuo odorato funziona, sono sicuro che non muoverai più nessun'altra obiezione. Seguimi, vieni in camera mia, vieni. A fare vieni. Che? A fiutare. Che cosa? Il profumo di mia moglie. Ma ci mi ha avviato per ex o cane poliziotto? Ma non scherzare, dai, vieni, per favore. Oh, sento dei rumori, sarà mia moglie, sta arrivando. Allora meglio andare via, perché un incontro dello stato d'animo in cui vi trovate è sempre pericoloso. Andiamo. Continueremo da un continuo. Continueremo via. E soprattutto fammi il favore di comportarti come un uomo normale, non come un marito. Si fa bene a parlare quando si è scapolo. Andiamo.
aiutami, aiutami, vai! Anzi, lasciami, va bene. Come comanda, signora? Maledetta, va bene, chiamami l'Armando, chiamami. Mamma mia, c'è caldo, che faccio qua in c'è? C'è caldo, che faccio? La signora mi ha chiamato. Ah, sì, fa aggiustare la valigia, subito, muoio. La signora parte? Sì, per molto tempo. Oh, perché mi ha visto tu così, eh? Il professore mi ha detto che lascio subito sta casa. Ah, sì? Sì. Ah, te l'ho ordinato? Me l'ha ordinato, sì. E si vede che non è sicuro di te, eh? O io dico, da uomo onesto quale senti, non è che ti faci facilmente influenzare da marito, ma no? Perciò, mo mi dici tutta la verità su stanotte. Tutto, signor? Sì, Armando, tutto. Bravo, bravo. No! Hanno capito, signora, in certi casi un gentiluomo tocca assave. Va bene. Me ne vado, signora. Ma giusto solo, la valigia. Un gentiluomo gode. E tace. Vanni, apri, vedi. Come? Però, signor, io non me lo scordo più. Già sta casa e già la maglia di Giovanni ne approfitta. Gisella? Oh, mamma mia, Marianna! Che è successo? Ma che è successo? Ha detto che si stava chiusa in una come spetti a casa. È successa qualche cosa a lui Giovanni? No, altro che l'ha già scoperto in flagrante adulterio. Ma no, un bravo Giovanni. Non lo chiamare così, ne sai, ed è non è provato che se la tira con la Nicoletta. Ti ha già sempre detto che è pericoloso buttarmi cameriere e buneggia già a casa. Questa non è una giustificazione, eh. Senti, quando è successo sto disastro? Stanotte. Già, quando il gatto non c'è, i topi ballano, no? Paragone perfetto. Sì. Ma mi pare che sta a finire la cosa molto alla leggera, io invece sta a faccio sangue acido, eh. Signori miei, marito, ma come tradisce con la cameriera? Marito, ma lo faceva sempre con l'amica mia più intima, il saccio c'è già che preferibile, sai? Però ti ha divorziato. Ah, sì, per te poteva fare diversamente. Però caso da qui era un ritratto della coppia modello, com'è sta cosa? Ma questa è la cosa più inspiegabile. Ma scusami, com'è che l'hai scoperto? Stamane, stamane, anche alla stanza del letto del marito, ma ha giocchiato questa, la cinta della camisa di notte mia. Scusa, e c'è c'entra Nicoletta? Ieri sera questa l'ha già fatta mentire alla Nicoletta, alla camisa di notte mia. E poi già hai confessato. Cosa? Oh, madonna mia, non hai capito ancora? E Giovanni nega? Altro che, peggio! Gira la colpa a me, dice che io l'ho già detto con Armando. No, e questa è una vera pazzia. E nessuno più di me può testimoniare che questa cosa non è vera. Sicuramente in questa casa c'è stata una ventata di follia. Lo stesso Armando si comporta con me in modo strano. Oh, ma ho lasciato la mano. Vero, state calma. Tanto da giustificare i sospetti di marito, ma... Mannaggia però. Bisogna però capire il suo mistero. Ma poi resta sempre sulla sua infabile, ineffabile colpa. Oh, se non fossi mai andata a quel veglione. Ecco, eri rimasta a casa, però mi pare che ti hai divertuta con un cavaliere tuo, eh? È vero sì o no? Sì, ma se l'era potuto pensare, c'è già che sta succedendo in questa casa. Sì, e gli fuciuta facendo casa, ma fanno piacere. No, altro che, c'era fuciuta a casa, mi era approfittata dell'occasione.
Invece non ha giocato niente, pizzano a io. Meglio così, perché io sinceramente ancora non è che posso credere alla colpa qua di Giovanni Tau, No, no. Te posso dare le prove? Prove? Conosci il mio profumo? Sì. Vieni, vieni, c'è la stanza sua, che te moscio. Ma se c'è sempre puzza di tabacco? Sta male, no? Vieni, vieni, che te moscio, vieni. Ah? Oh, buongiorno, sì, buongiorno, signore Belle, buongiorno. Buonasera. Buonasera, Marianna, buonasera. Belle cose mi combini tu, eh? Io? Chi? Io? Addio, vostro tacito amore. È una vera fortuna che stai qua, caro avvocato. Marito mi aveva messo certamente al corrente, ma voglio che senti pure la versione mia, pure che siamo avversari. Luisella, farò di tutto per esserti utile, che devo fare altro? Mi dispiace che marito mi aveva anticipato, ti era pigliato volentieri come avvocato. Ma posso benissimo rinunciare a lui, No. Calma, calma Giovanni, Giovanni stai calmo, Giovanni stai calmo. Calma, che calma. Farò di tutto per esserti, per esserti utile, anzi colgo l'occasione per fare il possibile per esserti utile. E siete d'accordo? Sì, no. Allora, si tagli per favore. Si tagli. Anzi, la legge prescrive, prima di ogni altra cosa, che si cerchi di riconciliare i coniugi. Per me ti dispenso. No, anch'io, eh. Anch'io ti prego di astenerti da qualsiasi tentativo di riconciliazione. Ma che sì, testardo, eh? Io testardo. Lei più cocciuta di un somaro. Ma papà, ti è screanzato. Signori, calma, signori, calma. Signori, calma. Bisogna essere calmi, tranquilli, sì, e ragionevoli, ragionevoli, altrimenti non raggiungeremo mai il nostro scopo. Ma quale scopo non raggiungere? Quale scopo? Mai offesa profondamente, sì. Una cosa sola desidero che si saccia, caro avvocato, e questo per distruggere per sempre l'infame accusa mossa da mio marito. Io ieri sera non ero in casa, ma il veglione della bussola, ma Irana, l'amica mia, lo può testimoniare. Ha! Confermo. Siamo stati insieme al veglione e poi tu lo sai benissimo perché c'eri anche tu e io stessa ti ho indicato Luisella. No. Eh sì, è vero sì o no? Ebbene, sì, c'ero pure io. Ah, qua la faccenda si fa sempre più divertente, eh? E non me ne hai parlato per niente, fino a mo' non ti è scappato manco mezza parola. Ma scusa Giovanni, era così difficile parlarti. Invece dovevi e potevi parlare. Però la cosa è molto strana, è molto strana. Ma che c'è di strano? Che c'è di strano? E tu Luisella mi sei venuta a raccontare con un viso da innocentina che si era trattato soltanto di un sogno. Aiulia! Tu volevi, so bene cosa volevi tu. E lo volevi anche tu, so cosa volevate entrambi. Imbrogliarmi, rendermi pan per focaccia. Poveri ingenui, che poveri ingenui. Ma c'è già da dici, c'è già da dici. Tanto vaga, tallardo, non fare agli altri ciò che non vorresti. Ma che questi proverbi idioti! Ma Giovanni, vorresti spiegarti con più chiarezza? Neanche noi riusciamo a capire. Avete capito benissimo, non c'è bisogno di spiegare. Vi eravate dati appuntamento alle mie spalle. Assolto! Senti, mo stai esagerando veramente. Io? Sì. Non mi dicesti forse tu ieri, proprio ieri, che trovavi Martino simpaticissimo? Io? Sì. Ma io? Ma che signore? Ma stai calmi, signore, calmi! State calma, calmi! Giovanni! Ma che calma dei Giovanni, per cortesia, ragiona con un poco di calma, ragiona! Dico, ma la festa di ieri sera ti ha fatto uscire il fumo, il cervello ti ha fatto uscire il fumo. Senti Martino, risparmiami queste tue sciocche insinuazioni, per favore. Vergognati! È uscito pure io ieri sera alla festa? Ah? Ebbene, sì. Allora senti proprio uno satiro. Che cosa sono io? Non satiro, non te bastava la scappatella del veglione, ah? E la cameriera a casa era pure tutto uscire pure allo veglione, fosse facile il secondo giro e ci sa vicine con lo signore.
santi del cielo trattenete, trattenetemi, se no faccio uno strobo. Luisella, Luisella, ora basta, tu Cristiano non merita tutte queste parole. Oh, grazie, grazie Marianna, finalmente un'anima compassionevole. Caro Giovanni mio, la giustizia prima di tutto. Oh, grazie. Se lo vuoi è un ricamo, tu povero Giovanni, casa nuova! Sarà pure contento, se lo paragoni a casa nuova, però penso che li meriti suoi sono diversi. E si vede che li conosci. No, forse dovresti conoscerli tu. Le nostre amiche intime spesso conoscono i nostri mariti meglio di noi mogli. Anche questo può succedere ogni tanto. Non mi pare sia stato difficile capire quale sia stato il tuo passatempo domestico. Vorresti alludere a me? Io non ho fatto nomi. Luisella! I tragici amori hanno spesso conseguenze inaspettate. Guarda che mi faci perdere la pazienza, Sul tuo... Giovanni, sì. Sul tuo onore rispondi. Hai passato la serata con me alla bussola? Credo proprio di no. Credo proprio di no. E sul tuo onore, con chi credi che l'hai passata? Con Nicoletta, credo. Ah, finalmente confessi! Perché confessi? Silenzio, amici miei, per favore, un po' di silenzio. Riuscite a stare un po' zitti? Proviamo ad accertare con chiarezza le cose. Proviamo. Vediamo ieri sera quali costumi indossavate. Sì. Questo faciliterà le ricerche. D'accordo? Allora, io ero vestito da pascià, ma senza la compagna, perché me l'ho trovato al vetrone. E infatti. Zitto, dia, non a parlare. Ero vestita da spagnola, in rossa e bella. E tu, Luisella, come eri vestita? Io di Nia, una parrucca del giapponese e un kimono di seta azzurra ricamato in oro. Per favore, come? Un kimono di seta azzurra ricamato in oro? Cito. E lui? Un costume di seta bianco da Don Giovanni tutto guarnito d'argento. Un costume di seta bianco tutto guarnito d'argento. Certi calzoni di maglia di seta attillati capaci da far girare la testa alle donne. Hai ragione! Ma è mai possibile? Certo che è possibile. Allora io, ieri sera, alla festa, sono stata con te. Amore mio! Ecco, avete passato. Avete passato la serata insieme e mi pare che non vi siete per niente annoiati. Ma tu lo sapevi? Certo che lo sapevo, sono stato io a combinare l'incontro. Ah sì? No, carissimo, non ho detto niente. Scusa, e voi non vi riconosciuti? No! E poi parlava in un modo così strano. E aveva un sottile di esotico. Come Ghiescia, capirai. Tu invece parlavi come uno turco. Veramente, Don Giovanni era spagnolo. Che gioia! Tutto si è risolto, mamma mia! Però c'è sempre qualcosa da imparare, Martino, dimmi una cosa, ma come ti è venuto in mente di bullarti in questa maniera di noi due? Ecco, ieri sera quando hai telefonato a Marianna, io ero in casa sua, sicché quella voce era la tua. Ecco perché non mi sembrò nuova, ricordi al telefono? Di tanto in tanto mi procuro il piacere di andare a fare una chiacchieratina con la signora Marianna, c'è sta sentimo, ed eravamo stati a lungo a discutere sull'amore e sul matrimonio. Io ritenevo che il vero amore resiste al matrimonio. La signora Marianna invece era di opinione contraria.
E diceva che anche il più riuscito dei matrimoni rappresentava la tomba dell'amore. Ah, bella cosa! Ci dava voi come esempio. Bella cosa, così. Ciao. Bella cosa. Io ripetevo, non si tratta che di morte apparente. Se due sposi sono veramente affezionati l'uno all'altro, torneranno sempre a innamorarsi, sempre che ci siano delle circostanze che riescano a scuoterli. Sicché ci hai usati come conigli per un esperimento. Avevo fatto una scommessa con la signora Marianna, ma non avrei mai creduto che mi sarebbe riuscita così facile la dimostrazione. E neanche voi mi avreste aiutato così bene. Ho agevolato un po' io le cose, ho agevolato. E lo riconosco. Però, Marianna, la scommessa l'ho vinta io. Vabbè, getto le armi e mi do prigioniero. Oh, finalmente, finalmente. Volevo sfuggire al gioco per la seconda volta, Però quando un uomo come Martino ti dà delle belle massime sul matrimonio, ti persuade, non mi resta altro da fare. Sei il più gran furfante che io abbia mai conosciuto. E a te, mia cara amica, le nostre più sincere condoglianze. Però siamo stati ingiusti con Armando e Nicoletta. Ah già, è vero, hai ragione. Armando. Nicoletta. Nicoletta. Grazie per la scatola di sigarette. La puoi tenere, no. Come serve più, lo so. No, non voglio più fumare. Tienila, lo so. Non è tienila, dammela. Tienitela. Ecco. Vi abbiamo sospettato a torto, eh? La sapimo. Abbiamo scoperto nel frattempo. Ah, è andata così. Sì. E ci fidanzeremo. Ah, bene. Allora? Abbiamo sempre desiderato una coppia di domestici, marito e moglie. Come regalo per il vostro prossimo matrimonio, ti regalo il mistero, il profumo di mia moglie. Scusami cara, ma ti assicuro che non potrei più sentirne nemmeno l'odore. Ma bella. Thank you.
sono una signora morta. Vi ringrazio soltanto. Noi a Enzo dobbiamo tutto, da quasi 30 anni a questa parte. Se non ci fosse stata la sua cocciutaggine, la sua testardaggine, la sua passione, Amelia non sarebbe diventata la grande attrice che è, e io la grande schiaffa che sono, grazie a del copione, ma sono nate così e abbiamo scelto poi di tenerle perché hanno fatto ridere, esatto, perché hanno fatto ridere poi noi per primi, e quindi abbiamo pensato che avrebbero divertito anche voi, e questo è quanto. Concludiamo questa rassegna secondo me in un modo alla grande, ci rivediamo l'anno prossimo. E io penso che il presidente sia particolarmente emozionato, però if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not.